Grazie a tutti di essere venuti a questa discussione sul nono rapporto sulla comunicazione. Io prima di avviare i lavori devo leggere una lettera del Presidente del Senato Schifani. Gentile Presidente, desidero ringraziarla per l'invito alla presentazione del nuovo rapporto sulla comunicazione che si svolgerà oggi presso la sala capitolare del Palazzo della Minerva. Non potrò essere tra voi, ma desidero con questo mio messaggio aderire all'iniziativa. Vorrei soltanto sottolineare l'importanza dell'enorme e fondamentale lavoro svolto dal Censis nel monitorare l'evoluzione della situazione socio-economica del Paese e offrire alle istituzioni e a tutti i cittadini italiani una chiave di lettura indispensabile per leggere e affrontare la realtà. Sono convinto quindi che il rapporto presentato oggi sui media personali nell'era digitale offrirà spunti di riflessione e dati in grado di guidare l'operato delle istituzioni su un tema tanto delicato. Augurando pieno successo all'iniziativa, invito a lei e a tutti gli intervenuti. Guardate, il rapporto di quest'anno io andrei su due punti fondamentali che però già ci sono. Il primo è la dimensione altamente soggettiva del consumo. Proprio nel momento in cui il trend della soggettività, del soggettivismo, dell'individualismo tende in qualche modo a cadere, abbiamo vissuto 40 anni, 50 anni di grande primato del soggetto, il soggetto innanzitutto, il soggetto che decide tutto e che in questo caso decide il suo palinsesto, le sue letture, i suoi strumenti, i suoi modi. Nel momento in cui, stranamente, nella società comincia ad esserci la stanchezza dell'individualismo, del fai da te, diciamo così, della libertà e della volontà di essere se stessi, del primato dell'ego, chiamate come lo volete, e quindi una ricerca di altre strade, la strada del rapporto comunitario, della vita, del rapporto volontario, di altre cose, del rapporto con l'altro. Qui invece c'è una dimensione di accentuazione della soggettività. La soggettività è stata grande, pensate soltanto negli anni 70, parlo di anni 70, quindi di cose lontane, in quanto è stata importante la lotta per la libertà individuale, dall'aborto al divorzio. Ma negli anni 70 quanto è stata importante la moltiplicazione della piccola impresa. Negli anni 70, il censimento 71, il censimento 81, le imprese industriali in Italia sono passate da 500.000 a 1 milione, si sono raddoppiate in 10 anni per questa voglia del piccolo imprenditore di fare da solo. Ma era il ciclo degli anni 70. Se oggi andiamo a vedere questa dimensione della libertà individuale, per certi versi ha soltanto un esito ancora come battaglia politica, che è l'eutanasia, cioè la libertà di morire come si vuole, ma per il resto tutto è stato raggiunto. La libertà di tipo economico, la voglia di fare da sé, di fare impresa, lo vediamo, specialmente nei giovani sta decadendo. Il fare impresa è sempre meno attraente. La libertà, questa soggettività sta cadendo, invece nei media sta crescendo. Chi ha ragione? Ha ragione uno spirito della società che in qualche modo dà per scontato che il ciclo dell'individualismo, della soggettività, del soggettivismo etico, qualcuno ha detto del ciclo berlusconiano, tanto per capirci, è in qualche modo in declino. In parte è vero, non per fatti berlusconiani, ma proprio perché quel lungo ciclo. E invece noi, leggendo questo testo, rivediamo questo impulso ulteriore, come se la pagina deve essere comunque scritta tutta, anche nei margini, la soggettività innanzitutto. Con una sorta anche di non coscienza. Il mezzo più appetibile, la fede più credibile diventa internet, che sappiamo tutti cosa ci passa dentro. Eppure è questa ansia di poter avere tutto,
di poter disporre di tutto, del soggetto come principe del rapporto comunicativo. Questo è un problema che naturalmente impone una riflessione per il futuro, ma impone anche a noi oggi, che discutiamo di questo rapporto, un minimo di attenzione. Il secondo punto è la crescita della dimensione della comunicazione in orizzontale. Specialmente i mezzi più nuovi, quelli più personali, trasmettono orizzontalità. Non trasmettono rapporto, relazione interpersonale, pensate, Facebook, YouTube, trasmettono relazioni. Siamo abituati ancora per cultura a considerare i quattro grandi media, la carta stampata, la radio negli anni 20, la televisione negli anni 50, internet negli anni 90. In realtà voi troverete in questo nostro rapporto almeno 24 diversi modi di intrattenersi o di informarsi, quindi c'è una moltiplicazione e questo è un primo effetto. Naturalmente la moltiplicazione può essere un segno di frantumazione, quindi di mancanza di capacità e di forza, o può anche essere, ripeto, io credo, un esempio di evoluzione del sistema. In effetti oggi noi possiamo considerare tre grandi tipologie di media. I media che possiamo chiamare labili, cioè sono quei media che continuamente rinnovano il loro modo di essere. Faccio un esempio, avevamo l'anno scorso, parlavamo di ebook, oggi nessuno parlerebbe più di ebook, perché siccome ci sono i tablet hanno, oltre che la funzione di scaricare un libro, di scaricare tante altre cose, è evidente che nel giro di un anno noi cambiamo la prospettiva. Le tecnologie sono labili, cioè sono ancora in continuo cambiamento e non si sono stabilizzate. Poi ci sono delle tecnologie, dei media che invece sono stabili, cioè che reagiscono a delle reazioni, la televisione, la radio. E poi ci sono quelli che in biologia si chiamano le cellule perenni, e io penso che siano i libri e i quotidiani, che sono perenni nel tempo, hanno secoli di storia, e non a caso, per esempio, le cellule perenni sono le cellule neuronali, sono quelle che hanno più capacità di tipo intellettivo, e chiaramente i quotidiani come i libri sono certamente quelli dove i contenuti sono più forti. Questo primato del soggetto ci dice che non sono più i mezzi ad attrarre, non sono più quindi le tecnologie, non c'è una effettiva evoluzione per cui internet è diverso, nuovo e sottrae la televisione ha sottratto alla radio, non c'è questa progressione, ce lo dice esattamente questa prima tabella. Vedete come nel numero di utenti, nel confronto nel decennio, voi vedete che il primo mezzo è sicuramente internet, quello che è cresciuto di più, cioè aumenta di un 25%. Ma dopo viene la radio, 14,8%, e arriva anche a una percentuale, 80% di utenti, che è abbastanza vicino a quella della televisione, che sicuramente è il mezzo che continua a essere il mezzo di tutti. Tanto il mezzo che io ringrazio il Censis perché ogni anno ci dà l'opportunità a noi giornalisti di fare una riflessione sullo stato della nostra professione, sulla nostra credibilità, sul nostro rapporto col pubblico. Anche se tenuto conto di questo luogo stupendo che è vicino a noi, in questo chiostro, qualche volta mi sembra che facciamo un po' come quelli che vanno a confessarsi, confessano tutti i peccati e poi escono mondati dai peccati e ricominciano a peccare tale quale. Però, in ogni caso, è sempre bene che qualcuno ci ricordi perché pecchiamo. Allora, che cosa ci dice questo rapporto? Dice che la tavola è molto imbandita, è più imbandita di prima, che la dieta mediatica è molto più ricca, e la prima domanda da porsi è se questo sia un bene o sia un male. È un bene ed è un male, e cerco di spiegare perché. È un bene perché certamente il pluralismo delle fonti di informazione è una cosa sana per la democrazia,
La democrazia non muore certo per eccesso di informazione, semmai muore per il contrario. E da questo punto di vista meglio l'indigestione che appunto la morte per fame. È un male perché questa grande eterogeneità di fonti di informazioni alle quali ci abbeveriamo ogni giorno fa sì che il controllo delle fonti stesse sia spesso molto difficile, che ci sia una diffusa irresponsabilità in queste fonti eterogenee. Noi raccontiamo i fatti, li facciamo raccontare da altri, non siamo noi i protagonisti dell'informazione. Questo è tanto più vero per il servizio pubblico che io qui rappresento, oltre, io mi pongo qui soprattutto come giornalista, ma non mi devo dimenticare che sono anche il Presidente della RAI. Allora il servizio pubblico non deve accettare questo protagonismo, non deve accettare quello che in grandissima sintesi io definisco il deprecabile uso privato del microfono pubblico. Il risultato è che il dibattito si involgarisce e la fiducia del pubblico si evapora. È vero, è tanto più vero che nel rapporto del Censis, a pagina 127, c'è scritto: principali ragioni per cui non si seguono i talk show politici, diviso per area geografica, uno dei punti c'è proprio, c'è troppa ansia di protagonismo nei conduttori e negli ospiti, 15% fino al 20% nel nord-est, c'è poco giornalismo e troppo spettacolo. Naturalmente esprimo anche la gratitudine del Lux e dei giornalisti cattolici italiani verso il Censis per la fedeltà nel continuare questo lavoro ormai decennale, lavoro decennale che ci fornisce una estrema ricchezza di dati, di informazioni sul sistema dell'informazione, sul sistema dei media in Italia. E questa ricchezza oggi, come ci ha detto anche Roma, significa prendere coscienza di una enorme complicazione nel mondo dei media. C'è stata una serie di fenomeni per cui ormai le competenze, le pratiche professionali e anche le pratiche deontologiche delle diverse professioni sono completamente scompaginate, vanno ricostruite. Ecco, su questo della ricomposizione anche delle pratiche deontologiche per quel che riguarda il mondo giornalistico, Luxi evidentemente si sente molto impegnata. Si possono fare scoperte interessanti nell'esaminare questi dati. Per esempio, io che sono di origine televisiva, continuo a guardare stupito alle cifre che riguardano i consumi di televisione in Italia, perché da qualche anno c'è chi dice, e continua a ripetere, i miei studenti ormai ci hanno creduto, che la televisione è in via di superamento, che internet è destinato in qualche modo ad assorbirla. Invece i dati ci dicono che in 10 anni il consumo è passato dal 98,5 al 97,4, quindi un decremento praticamente inesistente, e addirittura che sotto i 30 anni il consumo di televisione è al 99,3%. Questo sia centratissimo. Se vogliamo, in rapida carrellata, per quello che riguarda i periodici, abbiamo visto che siamo di fronte a un mercato sostanzialmente stabile. Abbiamo visto che i settimanali hanno una tendenza migliore rispetto ai mensili. Posso aggiungere che questa tendenza è confermata anche in maniera significativa sui mercati internazionali. Proprio recentemente abbiamo tenuto un meeting che ha visto riunite tutti i partner internazionali nostri per una riflessione sul futuro dei periodici. Avevamo a Segrate una ventina di partner internazionali e lo scenario che vediamo anche all'estero conferma questo dato di stabilità dei periodici, in particolare nei segmenti legati al femminile, come veniva ricordato nella ricerca, e legati agli stili di vita alti, ai consumi legati al lifestyle. Per quello che riguarda i libri, anche qui assolutamente d'accordo sulla diagnosi, è un mercato sostanzialmente stabile con un elemento direi strutturale di debolezza, e cioè il fatto che i tassi di lettura nel nostro paese sono inchiodati ormai da tempo e ci sono variazioni assolutamente minimali. Il dato che emergeva dalla ricerca è che abbiamo un tasso di lettori che raggiunge il 56%, il che significa che ovviamente l'altro 44% della popolazione adulta
non legge un libro nel corso dell'anno, e se volessimo entrare nel merito di questo 56% di lettori, purtroppo verificheremmo che i cosiddetti lettori forti sono ancora una parte residuale di questo. Secondo la ricerca emerge che è internet e la fruizione di contenuti sul digitale sono supportati da un altissimo livello di credibilità, 6,55 come media rispetto a una credibilità decrescente, la radio, la carta stampata e la televisione. Quindi internet e digitale gode di un credito altissimo, meritato o no, cercherò di dare anche il mio punto di vista su questo aspetto. Addirittura viene detto nella ricerca, anche questo è stato ricordato, che è un mezzo straordinario al servizio della democrazia. Ben il 77% delle persone intervistate arriva a questa conclusione, e anche qui gli esempi sono stati fatti e ne potremmo fare molti, da quelli più propriamente politici, dell'influenza che ha avuto nella campagna di Obama e che ha in tutte le campagne che si rivolgono all'acquisizione del consenso, agli eventi che hanno caratterizzato anche i movimenti e le insurrezioni nel Maghreb di questo recente passato, e così via. Quindi l'elemento di associazione tra credibilità e strumento di democrazia estremamente alto ci dà un'immagine, allora, molto positiva. Il Censis è passato alla storia del nostro paese e anche il suo fondatore per gli straordinari neologismi. E se mi si chiedesse di commentare questo rapporto, lo chiamerei la riscossa dell'hardware. Perché la riscossa dell'hardware? Perché sono ormai 10 anni che si fanno convegni sulla centralità dei contenuti, dicendo più o meno velatamente che il tema di qual è il mezzo di trasmissione è un tema superato. E questo sulla base di un'intuizione che McLuhan ebbe naturalmente diversi decenni fa. A me sembra che invece l'invasione, l'evoluzione tecnologica e soprattutto l'affermarsi sul mercato mondiale e quest'anno italiano degli smartphone, ma soprattutto, diciamo la verità, del fenomeno Apple e quindi dei due prodotti di punta della Apple, l'iPad e l'iPhone, possono realmente chiamarsi la riscossa dell'hardware, perché la capacità di fruizione immediata in tempo reale con uno strumento incredibilmente nuovo come è stato l'iPhone e com'è oggi l'iPad, ha determinato l'utilizzazione da parte di segmenti nuovi di fenomeni impensabili. Io non ho i dati, che certamente avrà il dottor Costa, sul numero delle persone che leggono il quotidiano sull'iPad, ma so che è un fenomeno in forte crescita, certo in fase di start-up. Questo varrà, e convengo con quanto il CEO di Mondadori ha ricordato sull'ebook per l'utilizzo di iPad, ma la quantità di informazioni e di evoluzione che l'iPhone ha per quanto riguarda, non so, i micropagamenti, per quanto riguarda l'utilizzazione delle biglietterie di prenotazione, per quanto riguarda, perché no, l'ho visto fare già in alcune regioni, la prenotazione dei ticket delle visite sanitarie, comporta una capacità impensabile fino a poco tempo fa.